Ciao ragazzi, oggi torno a parlarvi ancora di Word e nello specifico vorrei affrontare insieme a voi quelli che sono gli oggetti che possiamo andare ad inserire all'interno di Word e ovviamente dopo averli inseriti come andarli a gestire. Tutti sappiamo che Word consente, oltre alla scrittura di testi, di andare ad inserire oggetti di vario genere. Sicuramente vi sarà capitato di inserire un'immagine o magari di inserire più immagini e di avere la necessità di collocarle in posizioni particolari. Dobbiamo sapere che Word, oltre alle immagini, permette di gestire, ad esempio, grafici. Grafici non costruiti all'interno di altre applicazioni, ad esempio Excel, ma grafici proprio costruiti direttamente all'interno di Word. Oppure possiamo andare ad inserire oggetti di tipo tabella e in ultimo, ma non per questo meno importanti, oggetti di modelli 3D. Stasera noi vedremo queste quattro tipologie di oggetti che si possono inserire e scopriremo che per tutte e quattro le procedure per andare a collocare l'oggetto inserito all'interno del testo nella nostra posizione più congeniale sono sempre le stesse, perché dobbiamo pensare che è un oggetto inserito all'interno del testo. Come faccio ad inserire un'immagine, una tabella, un grafico, un oggetto 3D, modello 3D? La procedura è sempre, anche in questo caso, uguale. Cambia ovviamente poi la scelta dell'oggetto che andremo ad inserire. E nello specifico noi ci possiamo posizionare all'interno del nostro testo e tramite la scheda Inserisci noi abbiamo diversi oggetti che possiamo inserire e vivono tutti all'interno dell'area del gruppo chiamata Illustrazioni. Immagini, forme, icone, modelli 3D, smart art, grafici o schermata. Schermata cattura una porzione di schermata e la ripropone come immagine costruita. Come facciamo a inserire un'immagine, a inserire una forma, a inserire un modello 3D? Semplicemente andiamo a selezionare quello che è il gruppo di riferimento che a noi interessa. E automaticamente Word ci chiede dove si trova l'immagine che vogliamo andare a caricare. Questo dispositivo, che è una delle scelte che viene proposta, significa che lavorate prendendo immagini del vostro PC, immagini di archivio, viene costruito un archivio, immagini online, se noi vogliamo andare su web a prendere un'immagine. Io in questo momento decido di utilizzare un'immagine che è sul mio dispositivo, quindi vado a prendere un'immagine che rappresenta un campo di girasoli. Lo seleziono e confermo con Inserisci. Cliccando su Inserisci, io noto che l'oggetto che ho aggiunto al testo di Word ha occupato spazio, spostando completamente il testo in una posizione che magari non mi aggrada. Ecco che noi abbiamo la possibilità di andare a gestire come il testo ruota intorno all'immagine. In questo momento il testo non sta ruotando intorno all'immagine, il testo è stato posizionato al di sopra e al di sotto dell'immagine. Ma noi, tutte le volte che andiamo ad inserire un oggetto, abbiamo un pulsante che appare, che si chiama opzioni layout, che ci consente di andare a definire dove quell'immagine, dove quell'oggetto deve essere collocato e come il testo deve, tra virgolette, convivere con l'oggetto inserito. Le opzioni layout sono di diverso tipo e noi le possiamo andare a selezionare cliccando semplicemente sul pop-up che appare a sinistra. L'opzione layout di default che viene attivata è in linea con il testo, cioè significa che l'immagine occupa lo spazio, vietando, tra virgolette, di avere testo al di sotto, a destra o a sinistra, ma il testo deve essere solo al di sopra o al di sotto. Le altre opzioni di layout possibili sono con il testo incorniciato, con il testo ravvicinato, con il testo all'interno, con il testo sovrapposto, dietro al testo, sopra al te davanti al testo. Se io dicessi che il testo deve essere dietro, significa che l'immagine verrà messa al di sotto del nostro testo. Se io lo clicco, automaticamente vedo che il mio testo viene collocato al di sopra dell'immagine. Ovviamente, essendo un testo scritto in nero, non si legge assolutamente niente. Allora posso decidere di cambiare, di collocarlo come ravvicinato.
Il risultato di ravvicinato è che il testo ruota intorno all'immagine, lasciando uno spazio per separarlo, però il testo comunque è posizionato a destra. Se questo spazio che viene lasciato di default non mi piacesse, se ne volessi cambiare, diminuirlo, aumentarlo, ecco che noi abbiamo altre possibilità di scelta andando sempre a riaprire il nostro pop-up e cliccando su altro. Cliccando su altro, automaticamente si apre il vecchio layout di questo comando, diviso in tre schede, posizione, disposizione, testo e dimensione, e cliccando su dimensione testo possiamo andare, rivediamo gli stili in linea col testo, incorniciato, ravvicinato e quant'altro, ma possiamo andare a vedere come il testo deve porsi rispetto all'immagine, quindi sulla sinistra, sulla destra, sul lato più largo, su entrambi i lati. E sotto c'è la possibilità di definire quanto spazio deve essere lasciato prima tra l'immagine e il testo. Quindi io adesso, ad esempio, sto abbassando a 0,1, confermo con ok e automaticamente l'immagine ha avuto il testo che si è avvicinato. Questo è il posizionamento, quindi se io lo sposto, vedete che lui ricalcola i testi in modo tale che stiano vicini all'immagine. Questa è la logica con cui gli oggetti vengono gestiti rispetto al testo. Però c'è un punto fondamentale. Ogni oggetto che voi inserite viene collocato dentro un paragrafo e il punto che ci mostra qual è il paragrafo, diciamo, nel quale si è appoggiato questo oggetto è una piccola ancora che voi vedrete vicino a un paragrafo. Se io sposto l'immagine, ad esempio la porto in basso, la porto in alto, vedete che l'ancora si sposta con l'immagine stesso. Questo cosa significa? Significa che se io ancoro l'immagine a un paragrafo e quel paragrafo, ad esempio, viene spostato in basso, l'immagine si sposta insieme al paragrafo. Ma se io avessi ancorato l'immagine a un altro paragrafo, ad esempio questo, più in basso, quindi dell'immagine stessa, io sposto questo testo e la distanza tra questo testo e l'immagine non si sposta perché l'immagine è stata ancorata a quello sotto. Quindi la differenza fondamentale tra il fatto che un'immagine segua totalmente il testo oppure segua una parte di testo se voi la spostate, dipende dall'ancora nella quale dall'ancoraggio al paragrafo al quale viene abbinato. Ovviamente questa ancora si può spostare anche manualmente. Io la posso spostare andandola a collocare nella posizione che io ritengo ottimale, in modo tale che l'immagine si sposti solo insieme al paragrafo alla quale è stata ancorata. Ma io ho iniziato dicendovi che ci sono altri oggetti che si possono inserire. Ad esempio, io posso inserire un modello 3D. Il modello 3D, anche in questo caso, posso andare a scaricare dei modelli standard o usare quelli dei miei dispositivi, quelli installati, scaricati sul proprio PC o creati tramite il proprio PC. Io scelgo questo dispositivo, vado a prendere un modello 3D, questo viene collocato, io lo posso posizionare dove preferisco. Quindi lo sposto, dopodiché anch'esso ha le opzioni di layout, quindi gli posso dire che lo voglio incorniciato. Qual è la differenza tra un'immagine e un oggetto 3D? È l'oggetto stesso. L'oggetto 3D mi consente di ruotare l'immagine all'interno in modo tale da darmi la tridimensionalità, darmi una visione completamente diversa rispetto a un'immagine che ovviamente non posso gestire in questo modo. Però per Word, sia un modello 3D, sia un'immagine, sia una forma, un'icona, uno smart art, un grafico, una schermata, sono tutti oggetti che si possono inserire e che possono essere gestiti come posizione rispetto al testo stesso, con le opzioni di layout. Io spero che questo comando opzioni layout sugli oggetti esterni che vengono inseriti all'interno di Word vi possa aiutare a lavorare in maniera più veloce in Word. Vi auguro una buona giornata, vi aspetto per il prossimo video e se vi è piaciuto ovviamente condividete, lasciate un like, un commento. Ciao ciao!